Claudia, perdona la fretta che traspare dalla mia scrittura. Molte sono le novità e poche quelle buone. Sono a bordo di una nave diretta a Costantinopoli, sulle tracce di un uomo la cui perfidia mi era finora sfuggita. Il principe Ahmet, zio di Solimano, è l'uomo a capo dei Templari qui. È lui l'ideatore della spedizione di Masyaf e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere le chiavi che ora sono tutte nelle mani degli assassini. Che cosa mi trattiene dunque? Perché non porto le chiavi a Masyaf io stesso per farla finita con quelle canaglie? Perché sono stato avventato. Perché i Templari sanno di Sofia e la stanno cercando. Oh, Claudia, se dovesse accaderle qualcosa non potrei mai perdonarmelo. L'ho trascinata in una guerra di cui non sa nulla. E se dovessero farle del male, il peso della colpa sarebbe per me un fardello insopportabile. Cittadini dell'impero e viaggiatori di terre lontane, attenzione! Per ordine dei giannizzeri verranno applicate nuove restrizioni a chiunque entri o esca dalla città. Inoltre si rende noto che una ricompensa di 10.000 acce verrà consegnata a chiunque fornisca informazioni che conducano all'arresto immediato dell'assassino, Ezio Auditore. Ciao a tutti ragazzi, nuova parte di Assassin's Creed Revelation. Stai un po' zitto questa di cazzo, sto cercando di parlare. Stavo dicendo Ezio, soltanto 10.000 acri per la tua cattura. Un po' poco, eh. Vabbè, andiamo, dobbiamo salvare la povera Sofia. Intanto acquistiamo qualcosina, va. Ah, borse, sì. 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 Minchia, sono rimasto al verde. Siamo rimasti un po' al verde. Che dici, Ezio? No, paracadute ce li ho tutti. Allora, la banca. Ritiriamo i soldi. Allora, che mi dai, banchiere? Che mi dai? Un affare ben concluso. Siamo un po' poveri, Ezio. Vabbè, andiamo a salvare la povera Sofia. A proposito dell'ultima parte, ragazzi, dove è finita proprio la sequenza di Altair. Bestiale, ragazzi. Finalmente scopriamo perché il titolo Assassin's Creed Revelations con sia Ezio che Altair. Desmond qui sta facendo un animus nell'animus. Proprio completa tutto, sia con Ezio che con Altair. Basta, fine. E questa cosa qua poteva essere la fine, eh. Non che ogni volta Assassin's Creed è sempre con sto cazzo di animus, eh. Potevano fare solo Altair, Ezio e poi basta. Visto che ormai hanno trovato il tempio, ok? Per la storia del 3 di sapere dove era la locazione giusta del... Sì. Però... dopo un po' l'animus rompe le palle. Ormai sembra che i giochi di Assassin's Creed si puntino solo a questo, sempre sull'animus. Cioè, ma andiamo nel 2000, cazzo. Scusa, nel presente sti cazzo di assassini com'è che vincono coi templari? Se volevate far sempre l'animus, facevate in modo che i templari non esistessero, che i templari fossero stati sconfitti dagli assassini tempo fa, e faceste vedere questi fatti di storia realmente accaduti, ma tenuti celati al mondo, per riuscire a far sapere com'era veramente la storia. Perché come sapete la storia è scritta dai vinti e quindi non si potrebbe mai sapere la verità. Mentre qua invece con l'animus si poteva sapere la verità di una guerra che l'umanità non ne sa nulla. E invece no, hanno dovuto sputtanare tutto. Purtroppo è così quando si usa per... Oh no.
Yusuf. No. Ti sei meritato il riposo, fratello. Requiescati in pace. Fratelli, sorelle, l'intera città si solleva contro di noi, mentre l'omicida di Yusuf aspetta e vigila dall'arsenale, ridendo. Combattete con me e mostrategli che cosa significa provocare gli assassini. Sì! Pronto, Ezio? Pronti, assassini? All'attacco! Uccideteli tutti! Tempesta di frecce infinita! Ah! Stavolta gli assassini sono veramente incazzati. Mai, mai far incazzare gli assassini. Ah merda, non ti puoi arrampicare. Ah, mi seguite? Perfetto, abbiamo la scorta. Seguitemi, ragazzi. Ragazzi, lo so, però faccio così e taglio, dai, non si può far così, Che cavolo. Via! Fuori dei coglioni. Assassini? Grazie. Occupatevi voi di loro. Pensavi che il prossimo sultano... Ma io t'ammazzo! Sì, brutto! Lei dov'è? Quanta furia! Lei dov'è? Se pensi di essere in grado di negoziare, uccidimi e falla finita. Mi duole arrivare a tanto. Due uomini che dovrebbero essere amici che litigano per le chiavi di una biblioteca. Lottiamo entrambi per lo stesso scopo, Ezio. Solo i nostri metodi divergono. Ma non te ne rendi conto. Pace, stabilità, un mondo in cui si possa vivere senza la paura. Il popolo desidera la verità, certo, ma anche quando la possiede si rifiuta di vedere. Come contrastiamo questo tipo di ignoranza? La libertà può risultare confusa, ma è impagabile, Ahmed. Certo. E quando tutto crolla e la luce della civiltà si affievolisce, Ezio Auditore può ergersi al di sopra delle tenebre e dire con orgoglio: io sono rimasto fedele al mio credo. Io aprirò quella biblioteca e troverò il grande tempio. E con il potere che vi è nascosto, annienterò le superstizioni che hanno diviso gli uomini. Non in questa vita, Ahmed. Porta i sigilli alla Torre di Galata quando sei pronto. Fallo, e Sofia verrà risparmiata. Presto l'armata di mio fratello sarà qui, Ezio. A quel punto, nulla sarà più come prima. Da quanto tempo siete qui? Quanto basta. Ho fatto seguire Ahmed da quando è tornato.
ma non mi sarei mai aspettato di udire tutto questo. E che cosa ne pensate? È un uomo sincero, ma questa sua fantasia templare è pericolosa. Gli fa disprezzare la realtà. Il mondo è un arazzo con molti colori e motivi. Un sovrano saggio dovrebbe apprezzarlo, non tentare di disfarlo. Egli teme il disordine che deriva dalle differenze. Per questo facciamo leggi a cui attenersi. Un codice che si applichi a tutti in egual misura. Principe, state indietro! Fermo, soldato! Quest'uomo non è nostro nemico. Che onore sarebbe stato avere un figlio come voi. Non siete ancora morto, amico mio. Ezio, risparmiate mio zio, se potete. Vostro padre lo farebbe? No. Quindi, Ezio, andiamo a prendere le chiavi. Ti avrei attaccato 5 guardie in un corpo a corpo senza farti colpire. Che palle. Ah no, basta, è finita la tempesta di frecce infinita. Vabbè. Recuperiamo le 5 chiavi e andiamo a salvare Sofia. La prima a darla via? Perfetto. Sì, comunque, quello che vogliono i templari non è affatto bello, sapete ragazzi? Che quello che vogliono loro è pace, stabilità, legge, questo è vero. Però com'è che la vogliono? Semplicemente facendo agire tutti come un'unica persona. No, questo è sbagliato. Perché quindi ognuno di noi farebbe più o meno le stesse cose che fa l'altro. Questa non è libertà, questa è dittatura, è schiavitù. Tornate. Sono rimasto quando al verde. Però ho l'ultima armatura, quella più figa. Ok, basta. Soldi, mi dai qualcosa? Vaffanculo. È per questo che si battono gli assassini, per il libero arbitrio. Perché io sono d'accordo con quello che dicono gli assassini sul libero arbitrio, libertà, questo è vero. Ma anche il loro detto, nulla è reale, tutto è lecito. Non è che visto che nulla è reale, tutto è lecito, puoi fare quel cazzo che ti pare. Loro sottintendono il libero arbitrio, con ovviamente delle regole obbedire, per dire. Però sì, non è che visto che nulla è reale, tutto è lecito, puoi fare quel cazzo che ti pare. No! È difficile da spiegare questa cosa qua del libero arbitrio, perché ragazzi è un casino, perché alla fine è tutta una questione di punti di vista. Il bene e il male non esistono, sono tutti punti di vista. Noi esseri umani cosa siamo? Dei fogli bianchi, e a seconda delle nostre esperienze, le nostre esperienze sono l'esperienza è la penna che scrive su di noi, basta. E i nostri ricordi sono le parole, è il testo, e noi il foglio. Questo siamo, dal mio punto di vista, sempre, però lo ripeto sempre. Ok, iniziamo lo scambio. Perché ragazzi, se a voi viene insegnato che uccidere è giusto, lo so che uno potrebbe dirvi, ma questo è quell'altro, voi lo riterrete una cosa giusta. Se a me invece è stato insegnato che uccidere è sbagliato, questo è vero, anch'io ritengo che uccidere sia sbagliato, non è giustificato. Quando uccidi una persona, non hai nessuna giustifica. A meno che poi ovviamente ci sono anche i... Ciao. A meno che... se lo faccio per difendere la mia vita, quello sì. È per questo, ragazzi. Questo è uno dei significati del fatto... è uno dei significati del credo degli assassini. Lo so, sto dicendo le cose un po' confuse, ma è perché è difficile spiegarle, porca miseria, non è affatto facile. E questo è il punto, ragazzi. Quando tu uccidi una persona, ok, sì, c'è una legge che dice che se uccidi una persona sei un assassino, però cazzo, questo qua mi ammazzava, se non l'ammazzavo non c'era altra scelta. È questo un esempio del credo degli assassini, del nulla è reale, tutto è lecito. Capito?
Non so se più o meno avete capito. Non sono l'esperto, però io ho provato a dire quello che sono riuscito a capire in tutti questi anni che gioco ad Assassin's Creed. Io ho giocato a tutti tranne Syndicate. Mentore, questo sarebbe il tempo del ricordo e del cordoglio, lo so. Ma i nostri nemici non ci concedono un tale lusso. Yusuf ti teneva in grande considerazione e io non vedo perché dovrei oppormi al suo giudizio. Ti impegni a guidare questi uomini e queste donne e a mantenere la dignità del nostro ordine con la passione con cui l'ha fatto Yusuf. Sarebbe un onore. Bene, ne sono lieto. Il nemico è vicino. Posizionatevi attorno alla torre, quindi attendete il mio ordine. Andiamo! Yusuf. Ah, la pagherai, Ahmet, la pagherai. Oh, oh, se la serve pagherai. Assistenza medica? Andiamo. Lei dov'è? Ti ammiro, Ezio. Ma la tua sete di sangue rende difficile chiamarti amico. Sete di sangue? Strano insulto da uno che ha ordinato di attaccare il suo stesso nipote. Doveva essere rapito, Ezio. Non ucciso. Capisco. Rapito dai bizantini così che suo zio potesse salvarlo ed essere considerato un eroe. Più o meno. Ora, le chiavi. Non credo proprio. Prima, la ragazza. È tutta tua. Sofia! Dì ai tuoi uomini di stare indietro. È tutta tua. Vai Ezio, vai, vai! Dannazione! Ma grazie, dai! Oh, grazie! Ezio, vai! Oh oh! Merda! Contraerea! Assassini, un aiuto! Grazie! Bastardi sti templari, mi fanno la contraerea prima che esistesse! Ma dai! Grazie agli assassini che me li ammazzano. Però meno male che anche i templari hanno una mira di merda. Sei ferita? No, ferita no, ma molto confusa. Non volevo coinvolgerti in tutto questo, perdonami. Non sei responsabile delle azioni di altri uomini. Tutto questo finirà presto, ma devo recuperare ciò che hanno preso. Io non capisco che cosa stia accadendo, Ezio. Chi sono quegli uomini? Corri! Le chiacchierà dopo, Sofia. È meglio correre. Vai, vai, vai! Guida tu, Ezio. Vai, vai! Woohoo! All'inseguimento. Prendiamolo con la testa di cazzo.
la fine del viaggio. Vai, vai, vai Ezio, tira sti cavalli. Siamo vicini, forza. Eccolo lì, testa di cazzo, ore 12. Bene, bene. Siete venuti a dirmi addio? Sì, perché mo ti sputello. Ma mo vi impaglio. Da fuori dei bar, brutti cornuti. Prendi questo. Bizzantino del piffero. Prendi questo. Zossi. Prendi così. Dai. Vuoi la guerra? Volete la guerra? Ok. Posso affrontare anche contemporaneamente. Brutti. Brutti coglioni. Prendete questo. Fuori uno. E via. E tio. Oh Marta. Fai così. Così si fa Ezio. Così si deve fare. Oh. Già. Levati. Ecco. Cellulare mi è suonato. Che cazzo. Adesso le prendi. Resisti. Vabbè, resisti, Sofia. Attenzione. Oh! No, ancora! Ezio, il paracadute! Aprilo, aprilo! Aprilo! Scusa, Sofia, siamo un po' occupati! Sei ferita, Sofia! No, credo di no! Resisti! Per forza! La piantiamo con ste battute, per la Madonna? Ste freddure veramente mi stanno facendo venire il raffreddore! Oh, Madonna! Oh. Ezio, ma davvero come cazzo fa a non venirti un infarto? C'hai più di 53 anni. Soldati in vista! Li vedo! Attacco aereo! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui, dai, cazzo! Ecco qua! Cosa fai? Cosa fai, scemo? Adesso ti prendo e ti faccio vedere io. Ecco, fuori di palla. Oh, fa la stretta la curva. Attenzione, aia. Perdonate. Sofia, devi stare attenta. Lo so. Lo sai, ma non lo fai. Preparati, Sofia, altri soldati. Se lo prendo. Via. Dai che ce la facciamo. Oh oh, che succede? Oh no. Che è successo? Si è bloccato là. Oh! Chi è che spara? Oh! Sofia! Salviamo noi! Voi templari? Sembra la moda del tatanato! Oh! Ma in che mondo viviamo? Noi viviamo nell'era più classica. Ma guarda sti templari! No! E via! No, ho sbagliato. Via dalla strada. Gli alberi. Ma che stai facendo? Prendi la strada. Aia. Già, aia. Aia. Sofia, porca troia. Donna al volante, pericolo costante. Anzi, no, qua non è al volante. È alle briglie. Aia. Puttana troia. Aia. Anzi, più che pericolo costante, donna al volante, in questo caso dolore lancinante. Oh, aia. Yeah.
fa. Ho fatto la cosa più magnifica di tutte. Dai, quanto cazzo dura sta parte, oh! Non arriveremo più alla fine. Razza di incompetenti, chi vi ha insegnato a combattere? Tu? Immagini se uno dei soldati dice, lei signore. Oh! Vai, facciamo... Oh! Come faccio a tirare l'altro? Se ce la faccio, dai, facciamo... Preso, sì! Proviamo anche con questo. Ah, no! Ci siamo? Ci siamo! Ezio, guarda! Sei stata una spina nel mio fianco fin troppo. Assassino. Non vale, c'è il carro greco! Sganciati, Ezio! Sganciati! Amico, dalla nostra abbiamo Leonardo da Vinci. Prendilo, Ezio. Ti pareva. Che cazzo è il mini livello di God of War 2? Ma porco. Adesso le prendi. No. Allora. Ma basta con sto coltello. Ma adesso le prendi. Prendi questo. Prendi questo. Dai, aia. Schifoso. Pezzente. No, basta con sto curtel. Oh, Ezio, paracadute. No, mollami. Mollami. Non è fatto per due persone. Oh. Aia. Perché dobbiamo sempre... Per una volta potrei atterrare normalmente. E adesso, Ezio? Come va a finire? Mi sto chiedendo la stessa cosa. Eh? Fermi! Soldati, Serin non è il vostro signore. Voi servite il sultano. Rispondete solo ai suoi ordini. Dov'è? Dov'è il sultano? Ti sta davanti, fratello. Nostro padre ha scelto. Serin! Fermo! Ti prego! Mazza che crudeltà. Alla faccia del fratello. Bravo Ezio, tieni la spada pronta. Così tu sei l'assassino. Ezio Auditore. Sono Selim, il padre di Solimano. Parla molto bene di te. È un ragazzo straordinario, con un cervello notevole. Se non fosse per la sua considerazione ti avrei fatto uccidere all'istante. Lascia questo luogo e non tornare. No, Ezio. Hai fatto la cosa giusta, Ezio. Questa non è la tua guerra. Ma dove finisce una, inizia la successiva. È finita. Abbiamo un funzionario doganale che aspetta di parlarvi. Spero tu abbia qualcosa per noi. Sicuro. Passaporti e documenti per tutti. Ah, ottimo. Quindi sono un neurochirurgo ora, eh? Siete dei medici del SUNY Upstate appena tornati da Roma col vostro paziente. Terapia genetica sperimentale. Bel lavoro. Speriamo non ci siano intoppi.
Un attimo, guardate, pazzesco! Che succede? Non so bene, ma il cervello di Desmond si sta illuminando come una striscia di petardi. Ecco, ci siamo. Che cos'è? Che sta succedendo? Questa è la fine, Desmond. Eliminazione programmata. Che stai facendo? Di cosa ha fatto un uomo se non dai suoi ricordi? Siamo le storie che viviamo, le favole che ci raccontiamo. Non farlo. Ti sto salvando, idiota. Vai!